Assam sbarca nel 1878 a San Francisco in cerca di sua sorella, Xiao Jing. Mentre i migranti attraversano il processo di verifica, Assam aiuta uno di loro che viene molestato da funzionari con le sue arti marziali. Ciò attira l'attenzione di Wang Chao, un venditore del mercato nero, che lo porta a incontrare padre Jun, il leader della Hop Wei Tong. Altrove, l'agente di polizia Richard Lee arresta una coppia di irlandesi per l'omicidio di due braccianti cinesi. Lyman Merriweather, il datore di lavoro delle due vittime, fa pressione sul sindaco Samuel Blake affinché protegga i suoi lavoratori. In risposta, il sindaco istituisce una squadra di polizia per Chinatown sotto il comando del veterano Bill O'Hara, a cui Lee si unisce. Il figlio di padre Jun, Yang Jun, viene quasi rapito da un bordello della Long Zi Tong rivale prima che Assam intervenga in suo soccorso. Più tardi l'uomo incontra Li Yong, il rappresentante dei Long Zi, e scopre che sua sorella è ora sposata con il loro capo e si fa chiamare Mai Ling. Sconvolto, Assam visita il bordello e va a letto con la maîtresse, Atoy. Mentre Assam dorme, Atoy uccide i due irlandesi appena rilasciati, che si rivelano essere parte della mafia irlandese. Quella stessa notte, Mai Ling incontra segretamente il vice sindaco Walter Buckley e gli promette che a Chinatown non si verificherà la pace tra le bande rivali. Un gruppo di Long Zi tenta di contrabbandare oppio di nascosto dagli Hop Wei, ma viene ucciso dopo che un poliziotto corrotto fa la spia. Nonostante l'attacco, i Long Zi desiderano stipulare una pace e formare un'alleanza con gli Hop Wei per unire le Tong prima che venga approvata la legge sull'esclusione dei cinesi, senza sapere che Mai Ling lavora segretamente con il vice sindaco per fomentare la guerra tra le diverse bande. La moglie del sindaco, Penelope, viene aggredita da due irlandesi ubriachi e salvata da Assam. Tuttavia, Assam viene arrestato da Bill nonostante le proteste di Penelope e Lee. Penelope chiede aiuto al sindaco, che però rifiuta per paura di alienarsi gli elettori bianchi anticinesi e a causa del legame di Assam con gli Hop Wei. Penelope prega Assam di difendersi in tribunale, ma lui rifiuta, sapendo che la polizia vuole attribuire anche a lui la colpa dei due irlandesi uccisi da Atoy. Altrove, Atoy taglia la lingua a una delle sue prostitute per essere un'informatrice di Long Zi e Li Yong uccide il poliziotto che ha fatto la spia all'Hop Wei. In tribunale, Assam viene accusato ingiustamente di aver scatenato un attacco contro i due irlandesi. Il boss della mafia irlandese, Dylan Leary, invia i suoi uomini ad attaccare Assam in prigione, ma quest'ultimo li sconfigge. Assam rimprovera a Bill di aver aiutato la mafia irlandese e questo fa sì che Bill cambi opinione su di lui. Il giorno dopo, le accuse contro Assam vengono ritirate quando gli irlandesi non si presentano in tribunale dopo che Mai Ling minaccia di uccidere la loro famiglia. Questo provoca la comparsa di una folla inferocita, che il sindaco riesce a sedare promettendo un'azione rapida contro le Tong. Assam riesce a fuggire di nascosto con l'aiuto di Bill e Wang Chao. Quest'ultimo consegna ad Assam un messaggio di Mai Ling che gli intima di lasciare San Francisco. Assam torna all'Hop Wei, dove viene accolto come un eroe, per poi essere punito da padre Jun a causa delle sue azioni. Più tardi, quella sera, Assam va a trovare Penelope a casa sua e lei lo ringrazia per averla salvata. Un Leary furioso ordina ai due irlandesi e alla loro famiglia di lasciare San Francisco prima che la sua banda dia fuoco alla loro casa. Bill viene picchiato dal suo vecchio amico ed ex poliziotto Jack Damon, che è stato assunto dalla Fung Hai Tong per assicurarsi che tutti gli irlandesi, anche i poliziotti, ripaghino i loro debiti. Bill ha 3 settimane di tempo per farlo. Assam e Penelope si avvicinano e iniziano una relazione. L'opinione di Lee su Bill peggiora quando assiste alla corruzione di Bill da parte di Atoy durante un'irruzione a sorpresa della polizia nel suo bordello. Mai Ling fa organizzare a Wang Chao un incontro con il leader dei Fung Hai, che uccide con del veleno. Nonostante ciò, il suo successore, Zing, accetta di allearsi con lei.
Mentre il vice sindaco Buckley diffonde la propaganda anticinese alla stampa, Mai Ling dà ad Assam un biglietto per tornare in Cina, avvertendolo che sarà la sua ultima offerta prima che inizi la guerra tra le tombe. Assam strappa il biglietto e promette che questa volta sarà lui a salvarla. Assam e Yang Jun vengono incaricati da padre Jun di trasportare una bara dal Nevada a San Francisco. Il conducente della diligenza avverte i passeggeri che i cavalli sono stanchi e li costringe a pernottare in un saloon di proprietà di un ex cinese e di sua moglie americana. Durante il soggiorno, Yang Jun si innamora di Wang Keia, la prostituta nativa americana del saloon. In seguito, il saloon viene rapinato da una banda di fuorilegge guidata da Harlan French, che però è costretto a fuggire dopo che Assam e Yang Jun combattono e uccidono alcuni membri della sua banda. Assam scopre che il cadavere nella bara è imbottito di oro, di contrabbando, e che è il vero scopo di Harlan. Sapendo che quest'ultimo vorrà vendicarsi dopo aver portato con sé il resto della sua banda, Assam e Yang Jun collaborano con i proprietari del saloon e i passeggeri sopravvissuti per affrontarli. Più tardi, quella notte, la banda di Harlan fa irruzione nel saloon, ma viene uccisa. Il mattino seguente, Assam e Yang Jun si congedano e tornano a San Francisco a cavallo. Un attentato a padre Jun durante la parata del Capodanno cinese finisce per uccidere molte persone, tra cui una donna bianca. Il senatore Robert Crestwood, un sostenitore della legge sull'esclusione dei cinesi, che spera di diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti, usa la morte della donna come propaganda per raccogliere consensi e promulgare leggi più severe contro i cinesi. Yang Jun apprende da Wang Chao che l'attacco a suo padre è stato perpetrato dai Fung Hai e dai loro nuovi alleati, i Long Zi. Per rappresaglia, Yang Jun, Sam e Bolo attaccano il casino dei Fung Hai e inviano un avvertimento ai Long Zi. Più tardi, Long Zi si incontra con il ristabilito padre Jun per scusarsi delle azioni dei suoi subordinati, offrendo un risarcimento nella speranza di mantenere la tregua tra le loro Tong. Tuttavia, padre Jun chiarisce che accetterà la pace solo in cambio della vita di Long Zi. Nel frattempo, Bill chiede l'aiuto di Larry per pagare i suoi debiti a Damon, che accetta solo dopo aver saputo che Damon lavora per i Fung Hai. Larry sfida Damon a pugni e lo picchia brutalmente come punizione per aver collaborato con i cinesi. Poi costringe Bill a uccidere Damon per proteggere la sua famiglia, lasciando Bill traumatizzato. Il padre di Penelope, Byron Mercer, rivela che l'azienda di famiglia andrà in bancarotta se non riuscirà a ottenere l'appalto per la funivia della città. Un cacciatore di taglie della Georgia avvicina Bill, informandolo che Lee è un ricercato e gli offre di dividere la taglia se lo aiuterà a catturarlo. Bill affronta Lee, che confessa di aver ucciso i suoi cugini dopo che questi avevano ucciso la sua amante nera, Nora. Sentendo ciò, Bill esilia il cacciatore di taglie dalla città e minaccia di ucciderlo se dovesse tornare. Quando Assam viene a sapere che padre Jun ha mandato Bolo a uccidere Long Zi e Mai Ling, si precipita al nascondiglio della coppia e combatte contro Bolo, che muore. Dopo aver detto ad Assam di fuggire, Mai Ling uccide Long Zi, ma gli promette vendetta contro gli Hop Wei. Attoi compra una ragazza del suo stesso villaggio, di nome Lai, dal trafficante Zan. Il mattino seguente, la notizia della morte di Bolo e Long Zi arriva a Chinatown e le bande degli Hop Wei e di Long Zi si preparano alla guerra per vendicarli. La guerra tra bande di Chinatown lascia molti morti e feriti, costringendo il sindaco Blake a sostenere le iniziative anticinesi del senatore Crestwood. L'outing della Chinatown Business Association chiede un incontro tra padre Jun e Mai Ling per porre fine alla guerra tra le loro bande. I due concordano di risolvere le loro divergenze con un duello tra i loro migliori combattenti. Se vincono gli Hop Wei, lo status quo sarà mantenuto, ma se vincono i Long Zi, saranno autorizzati a controllare l'oppio nel loro territorio. Assam accetta di rappresentare gli Hop Wei nell'imminente duello, ma si scoraggia quando Penelope mette fine alla loro relazione. Nel frattempo, il magnate immobiliare Victor Timmons e il suo socio Lance McCormick ricattano Atoy e il suo socio d'affari Leonard Patterson, estorcendogli altro denaro in cambio dell'acquisto di terreni. Quando Timmons chiede a Patterson di tradire Atoy e di unirsi a lui, Atoy uccide Timmons e getta il suo corpo in mare.
Il duello tra Li Yong e Assam vede la vittoria finale del primo, che permette ai Longzhi di commerciare l'oppio nei loro territori. Bandito dagli Hopwei da padre Jun, Assam viene accolto e curato da Atoy. Mentre guarisce, ricorda che la sorella gli ha presentato il Sifu Li Qiang, che gli insegna il Kung Fu. Atoy informa Assam di come Mai Ling avesse pianificato di lasciarlo morire sul ring. Più tardi Assam riceve la visita di Penelope e Yang Jun. Quest'ultimo lo informa che non può unirsi a un'altra Tong con una minaccia di morte. Nel frattempo il vice sindaco Buckley mente a Byron che un altro imprenditore ha offerto un prezzo più basso per il progetto della funivia. Questo costringe Byron a revocare la sua precedente promessa alle Ari di assumere solo irlandesi, sostituendoli con i più economici lavoratori cinesi. Lee viene attaccato dai Fung Hai per mandare un messaggio a Bill per il mancato rimborso dei suoi debiti. Un Assam depresso inizia a lavorare per il padre di Penelope, ma Chao si rifiuta di credere che sia finito. In preda ai sensi di colpa, Bill veglia su Lee in coma all'ospedale e giura di vendicarsi dei Fung Hai. Xing, invece, propone a Bill un accordo. I Fung Hai non prenderanno più di mira la sua famiglia e i suoi amici. In cambio Bill diventerà il loro nuovo esattore. Dopo aver appreso del recente giro di vite della polizia sulle Tong, Mai Ling affronta Xing per il suo attacco a Li. Xing rivela di essersi alleato con Mai Long solo per entrare nel commercio dell'oppio e la costringe a rinegoziare la loro alleanza quando i Fung Hai circondano la sede dei Longzhi. Yang Jun invita Assam a unirsi all'Hopwei, ma riceve un rifiuto. Quando Larry e i suoi uomini attaccano la fabbrica di Byron, Assam è motivato a reagire. Assam e Larry si affrontano, ma vengono interrotti dall'arrivo della polizia. Più tardi Penelope assume il controllo dell'azienda del padre, che viene colpito da un infarto durante l'assalto di Larry. Bill e un Lee ristabilito continuano a pattugliare Chinatown, mentre Assam si riunisce all'Hopwei. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.